Sono Serena e sono la presidente dell'Intrecciante. Sono Beatrice, faccio parte del direttivo di Intrecciante. E Intrecciante è nata il 18 luglio 2018 e all'interno del direttivo e più in generale del progetto della squadra ci sono come me alcune persone che hanno lavorato all'interno del sistema di accoglienza in Trentino per i richiedenti asilo. E questa cosa ci ha dato modo, quando siamo partiti con l'idea di questo progetto circa un paio di anni fa, ci ha dato modo di poter cogliere alcuni bisogni che esprimevano i ragazzi. E il primo bisogno era proprio quello di avere la possibilità di giocare a calcio in maniera ufficiale. E quando siamo partiti non avevamo un assetto societario alle spalle, quindi abbiamo dovuto imparare tanto e siamo caduti, ci siamo rialzati e di questa squadra fanno parte 35 persone, 35 ragazzi, la maggior parte under 30, di questi 16 sono richiedenti asilo, che ne fanno parte, diventino anche membri attivi del direttivo e prendano tante delle scelte organizzative che hanno portato alla creazione di questa squadra. Sono ragazzi di circa 20 anni che stanno attendendo di ricevere risposta alla loro domanda di asilo. E, ci sono ragazzi universitari, ci sono calciatori appunto di squadre locali che si sono messi a disposizione di questo progetto che parte appunto da zero. E quindi l'anno scorso in particolare abbiamo lavorato, ci siamo un po' fermati diciamo sulla parte più dei tornei, abbiamo voluto lavorare su questi aspetti più riguardanti il fair play. E, un altro aspetto importante secondo me di Intrecciante è il fatto che è un progetto anche sociale. E ovviamente questo aspetto si esprime anche nel fatto che abbiamo ideato il terzo tempo e, rubandolo dal rugby. E ci siamo anche chiesti come poter riuscire a fare squadra fuori dai 90 minuti giocati in campo, per questo si è creato questo terzo tempo che dava la possibilità a noi di stare assieme anche nel dopo partita e di farci conoscere anche a tante squadre avversarie che magari non erano neanche così a conoscenza di quella che è la realtà dei richiedenti asilo di Trento. La cosa bella ed Intrecciante è che le persone che si sono avvicinate a questo progetto non sono per forza persone appassionate di calcio, come me, che mai mi sarei sognata di far parte di un progetto del genere, che invece è tanto altro. Tra le cose più belle di quest'anno è la nostra tifoseria, che è una tifoseria unica nel suo genere, primo perché è una delle più numerose del campionato amatori e forse anche delle categorie maggiori, e poi perché rispecchia un po' quella che è l'essenza di questa squadra, nel senso che è una tifoseria giovane, è una tifoseria di ragazze, di ragazzi ed è una tifoseria di tanti cittadini del mondo.